Una nuova legge per ARPA. Intitolata ad Eco, la biblioteca della regione. Sopralluogo al nuovo grattacielo. In apertura della seduta del 20 settembre, il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per ricordare il Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, recentemente scomparso. L'Assemblea ha poi approvato la delibera per il miglioramento dei pozzi irrigui. In mattinata l'assessore allo sviluppo economico ha svolto una comunicazione in aula sulla situazione del consorzio Eurofidi, su cui si è aperto un ampio dibattito. Il Consiglio ha poi approvato la nuova legge su ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, e la delibera per intitolare la biblioteca a Umberto Eco. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il 20 settembre la legge di riforma di ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, sostituendo integralmente la vecchia normativa e intervenendo su tutti gli ambiti: funzioni, organizzazione, dotazione organica, finanziamento e disposizioni transitorie che accompagnano il passaggio al nuovo regime. Il provvedimento è stato anche coordinato con la nuova disciplina statale, approvata con la recente revisione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente. L'Assemblea regionale ha approvato il 20 settembre la delibera che intitola alla memoria di Umberto Eco la Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza 14 a Torino. Il documento, proposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è stato approvato all'unanimità. La prima commissione ha svolto il 19 settembre un sopralluogo al cantiere del nuovo Palazzo Unico della Regione. Con l'assessore competente erano presenti consiglieri di maggioranza e di opposizione. L'assessore ha espresso un cauto ottimismo sulla ripresa dei lavori. La commissione ha preso visione dello stato delle strutture e dei lavori sulla viabilità circostante. Al momento i piani sono praticamente terminati e mancano soltanto alcune rifiniture. Stanno proseguendo i lavori per la stazione di metropolitana e sta per concludersi la bonifica del terreno sottostante inquinato dalle lavorazioni di cromatura auto che vi si svolgevano negli scorsi decenni.